Buona serata, cari amici social follower del vostro Deluxe. Dopo circa 10 giorni ci ritroviamo qui sul mio canale YouTube. Parliamo, come sia giusto, anche di Italia, calcio europeo, ma principalmente della Volleyball Nation League femminile e maschile, dove entrambe le nostre nazionali praticamente hanno dato il via al pass, certo per la maschile, molto vicino per la femminile, però partiamo da quella femminile dove proprio nella giornata di oggi l'Italia di Velasco ha battuto 3-0 il Canada. Nell'attuale classifica le nostre azzurre sono in terza posizione con 7 vittorie e 2 sconfitte, 22 punti, 23 set, 28 persi. Quindi siamo, tra virgolette, tra le compagini che hanno vinto più set, però abbiamo per esempio una partita in più rispetto a Brasile e Polonia. Le prossime partite dell'Italia femminile, che saranno le ultime di questa decisiva pool per l'Italia, magari anche per le altre squadre, dove le azzurre affronteranno il 14 giugno alle 12:30 la Corea del Sud, il 15 alle 8:30 italiane agli Stati Uniti. Il giorno dopo, il 16, si chiude la Nation Volleyball League Women alle 8 di mattina per l'Italia contro la Serbia. Ora veniamo all'Italia maschile, dove appunto grazie alla settimana scorsa che gli azzurri sono stati protagonisti della maggior parte di successi e di una sola sconfitta, quella con la Francia per 3-2. Comunque, azzurri, formazione maschile, prima con 21 punti, 7 vittorie, una sconfitta, 23 set, 27 persi. I prossimi impegni che saranno anche per la formazione azzurra maschile saranno gli ultimi. Ci vedranno impegnati il 19 giugno alle 20:30 italiane contro la Polonia, il 20 giugno alle 16:30 contro la Bulgaria, il 22 alle 20:30 contro la Slovenia e il 23 giugno alle 16:30 contro la Turchia. Poi, detto questo, dove appunto ci siamo praticamente disquisiti, come appunto entrambe le compagini azzurre, al femminile e al maschile, parteciperanno alle Olimpiadi, oltre ovviamente a, per esempio, gli europei di atletica in questi giorni, che ci sta vedendo protagonisti in quel di Roma allo Stadio Olimpico. E come dicevo all'inizio, all'imminente fischio d'inizio dell'Europeo di calcio Germania 2024, sarà importante vincere al debutto contro l'Albania. Come dissi già in video precedenti, mai prendere qualsiasi avversario sotto gamba è l'errore più grave che si possa fare, anche perché sì, passano anche le quattro migliori terze, però praticamente sono gare, tra virgolette, già da dentro o fuori. Bene, noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, quindi forza azzurri in generale, speriamo di vivere un europeo modesto e alla prossima, ciao!